Perché oggi un libro su Eugenio Cefis? Ma perché in Italia lo sport nazionale è quello della caccia all'uomo nero, cioè quei personaggi protagonisti di misteri della nostra storia che mai sono stati chiariti. Ecco, Eugenio Cefis, che nacque esattamente un secolo fa, nel luglio del 1921, secondo molti studiosi per almeno 50 anni ha incarnato esattamente questo profilo. A lui si sono fatte risalire le morti mai chiarite di Enrico Mattei, di cui fu braccio destro all'ENI e poi successore, del giornalista Mauro De Mauro, scomparso mentre indagava proprio sulla morte di Mattei, e di Pierpaolo Pasolini, ucciso mentre stava lavorando a quello che sarà il suo ultimo romanzo, Petrolio, i cui protagonisti sono, guarda caso, Mattei e Cefis. Petrolio, che è basato anche sul misterioso e rarissimo libro del 1972. Questo è Cefis. Eugenio Cefis è stato anche indicato come il fondatore della P2. Poi si è anche detto che nel 1977 lasciò l'Italia per sfuggire addirittura a un arresto per via di un golpe che pare stesse organizzando assieme a Fanfani. Poi, molti anni prima, tra il 1939 e il 1941, fu anche cadetto all'Accademia Militare di Modena. Cefis vi tornò nel 1972, sempre all'Accademia, e lì pronunciò un discorso che da allora continua a far discutere. Cefis, che aveva abbandonato l'esercito dopo l'8 settembre del 1943, per diventare capo partigiano, con un ruolo fondamentale per la liberazione della Valdossola. Quindi a un certo punto mi sono detto, ma è tutto vero? E quindi scavando in questa leggenda nera di Cefis ho trovato molte cose che mai erano state dette e che mai erano state scritte. Ecco, in questo libro io per la prima volta cerco di chiarire tanti passaggi che finora sono rimasti oscuri della vita di Eugenio Cefis e quindi la lotta per il potere nell'Italia degli anni 60 e 70, di cui fu un assoluto protagonista, la conquista di Montedison negli anni 70, del rapporto che ebbe con Enrico Cuccia, ma soprattutto il duello con Giovanni Agnelli, che fu il suo grandissimo avversario in tutti quegli anni. Cefis raggiunse un potere immenso attraverso il controllo della stampa e con questa la capacità di condizionare il governo e il Parlamento per quelli che erano gli interessi di Montedison. In tutto questo periodo, nel frattempo, non va dimenticato, la sua Montedison inquinava mezza Italia. Basta pensare al petrolchimico di Marghera. Ho anche raccolto le testimonianze di alcuni familiari di Eugenio Cefis. Pensate che in tanti anni nessuno li aveva mai cercati. E proprio alla fine di questa ricerca mi sono imbattuto in un retroscena inedito, secondo me anche clamoroso, sulla morte di Enrico Mattei, quindi sul mistero dei misteri della storia d'Italia. Ecco, insomma, è stato un bel viaggio questo sulle tracce di Eugenio Cefis. Valeva la pena farlo, ne è valsa la pena e io sono certo che appassionerà anche voi.